Oggi andremo a vedere la storia di una ragazza di nome Emmy Abrahamson, un'attrice e regista svedese molto famosa dalle sue parti, che ha fatto una cosa per molti impensabile e impossibile. Alcuni l'hanno ritenuta pure una specie di pubblicità per consentirle di diventare più famosa e rispettabile. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in una nuova storia dal mondo con ovviamente un colpo di scena che spero vi piaccia. A volte il destino può portare due persone completamente opposte della società a vivere la stessa vita e lo stesso destino. Alcune storie sono difficili da credere, eppure sono verissime, fin troppo. Ed è ciò che è accaduto a Emmy Abrahamson. È cresciuta a Mosca, ha avuto una bella infanzia e adolescenza. Era sveglia, i genitori le avevano permesso di realizzare i suoi sogni. Dopo l'università, superata con voti molto alti, il successo era arrivato. Ha cominciato come attrice studiando recitazione a Londra e recitando in vari ruoli ad Amsterdam per film locali. L'apice l'ha raggiunto dirigendo vari spettacoli in importantissimi teatri a Vienna, quindi non c'era molto di cui dispiacersi. Ogni obiettivo nella sua vita era stato raggiunto, cavolo vorrei farcela pure io. Ma per quanto una persona possa andare in alto ci sarà sempre un piccolo vuoto nel suo cuore. Con tutto il lavoro che aveva ogni giorno da fare non riusciva a trovare un ragazzo stabile con cui avere una relazione. L'ultimo è durato 4 anni, ma già dopo i primi due i problemi erano fin troppi. Un suo piccolo sogno era avere anche figli, insomma una famiglia, sposarsi e guardare i suoi bambini che giocano insieme al cane in giardino. Nonostante potesse avere di tutto dalla vita, nella sua mente ogni giorno apparivano certe immagini di una vita familiare, semplice e bella. Per carità, aveva tante proposte ogni settimana, ma quando si è famosi con i soldi è facile scovare pure il peggio delle persone. Alcuni dei suoi pochi partner ambivano più al suo portafoglio che al suo cuore e volevano entrare con lei nei teatri più famosi. Come poteva quindi fidarsi degli uomini? Un bel giorno in un parco ad Amsterdam stava aspettando, seduta su una panchina, un direttore che voleva assumerla per dirigere un'opera teatrale. Un senza tetto di nome Vic Cocula si era avvicinato alla panchina. Quest'uomo l'aveva osservata per un minuto e senza nemmeno averci pensato era andato a sedersi pure lui e cominciò con questa frase una conversazione. Quando sei senza tetto i tuoi piedi iniziano a puzzare, non puoi lavare i calzini e dormi in un parco con le scarpe bagnate costantemente. Non si sa per quale motivo l'uomo aveva iniziato a parlare. Emmy però non l'aveva ignorato. Molti di noi quando sentono un senza tetto avvicinarsi e parlare si allontanano d'istinto e lo schivano istintivamente per non sentirne l'odore. Emmy invece sorrideva. L'uomo sparava battute su se stesso e la sua condizione e lei rideva per davvero, come non aveva mai fatto. Avevano cominciato a conoscersi, si erano presentati, avevano raccontato la loro vita. Vic è nato in Canada da genitori non ricchissimi. Aveva completamente perso i rapporti con loro e un giorno aveva deciso di fare un viaggio in Europa, visitando quasi ogni paese. I soldi però a sto punto erano finiti e non avendo ricevuto nessun tipo di sostegno era diventato un senza tetto. Faceva lavoretti occasionali per racimolare qualche spicciolo e mangiare, ma il peggio è arrivato quando ha conosciuto l'alcol e le droghe. Ne era completamente dipendente. La sua vita sembrava ad un bivio, ma quella donna gli aveva illuminato la giornata. Dopo circa mezz'ora quest'ultima aveva ricevuto un messaggio, le era stato chiesto di rimandare l'appuntamento. Solitamente odiava quelli che le davano buca in questo modo, per di più quando si parla di lavoro, ma stavolta era felice, aveva conosciuto una persona particolare. Vic disse di volerla incontrare 6 giorni dopo nello stesso posto. Passati 6 giorni Vic arrivò 20 minuti in ritardo e con una bicicletta per bambini. Era una scena inusuale, gli aveva chiesto come mai fosse lì e lui aveva detto che era un segreto. Passarono ben 6 ore in giro per la città. Tutto sembrava perfetto, Emmy non era mai stata così felice e non dava mai peso all'aspetto di Vic o altre cose. Non gliene importava niente, era incantata dai suoi occhi e dalla sua voce, lo ascoltava e rideva. Un giorno le era stato chiesto di tornare a Vienna per un altro lavoro, quindi aveva deciso di lasciargli il suo numero di telefono, anche se sapeva sarebbe stato impossibile ricevere una chiamata. Ma pure in questo caso Vic l'aveva sorpresa. Emmy stava festeggiando il suo 30° compleanno quando all'improvviso ricevette una chiamata da Vic e sapete da dove? Da una prigione. Era stato arrestato per aver rubato una gallina e ne aveva approfittato per fare l'unica chiamata che aveva di diritto. Ma non finisce qua. Dopo aver scontato la sua piccola detenzione aveva preso una decisione. Voleva incontrarla un'altra volta ancora e essere sicuro. Sicuro di aver trovato la persona giusta. Emmy doveva rimanere ancora molto tempo per via del lavoro e non poteva tornare a trovarlo. Quindi aveva deciso lui stesso di andare fin lì da Amsterdam. Fece decine di lavori in nero per comprare un solo importantissimo biglietto del treno.
Una volta arrivato davanti a lei, le aveva detto solo due parole: «Sono qui». Dopo 2 anni di convivenza avevano deciso di sposarsi. Emmy aveva invitato l'uomo a rimanere da lei, ormai l'aveva conquistata. Non riusciva più a staccarsi. Hanno celebrato il tutto al castello del Belvedere e adesso vivono nella vecchia casa dei genitori di lei. Vic ha smesso con le dipendenze e si è impegnato nello studio. Ora è un ingegnere meccanico e guadagna benissimo. Emmy invece ha mollato la recitazione per scrivere un libro parzialmente ispirato alla sua vita, intitolato Come innamorarsi di un uomo che vive in un cespuglio, da cui verrà tratto pure un film. Hanno 2 gemelli, Desta e Till. Questi ultimi, sentendo la storia da mamma e papà, sono scoppiati a ridere e li hanno abbracciati forte, dicendo che non importa da dove vengano entrambi, li amano perché li trattano bene e non li fanno mancare mai niente. I bambini sono semplici, la maggior parte non hanno pensieri su pensieri per classificare le persone in base a qualcosa. Al contrario, invece, gli adulti non sono poi tanto liberi e si fanno molti problemi. 2 degli amici più stretti di Emmy non approvavano la relazione e ogni volta stavano lontani da Vic. Non era più un senzatetto e si era pure impegnato a scuola, ma loro giudicavano il suo passato e basta. Ovviamente li ha mollati e non li ha più rivisti. Se non possono accettare ogni cosa di lei, non poteva esserci una vera amicizia. Con questo concludiamo. Se la storia vi è piaciuta e ne volete altre, mettete un bel mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.